Lei è favorevole a settimana lavorativa di 4 giorni? Guarda, io sono un libero professionista, per cui diciamo 4 giorni per me no, non vanno bene. Purtroppo l'unico sistema industriale dove si continua a aumentare i turni e cercare di lavorare più di 40 ore settimanali è solo l'Italia. Settimana lavorativa di 4 giorni. Diversi paesi in Europa hanno già avviato una sperimentazione, tra gli ultimi c'è la Germania, ma c'è stata anche in Svezia, in Finlandia, nel Regno Unito e in Spagna. I risultati sono stati davvero incoraggianti. Minor ore di lavoro non vuol dire una riduzione del salario e i dipendenti si sono mostrati molto più produttivi lavorando meno ore, guadagnandoci anche in salute e in stress mentale. Ma in Italia la settimana lavorativa di 4 giorni è un miraggio. Il governo non ha mai avviato una misura legislativa al riguardo, né una sperimentazione su larga scala nazionale. Ma gli italiani sarebbero favorevoli invece a una settimana lavorativa di 4 giorni? Andiamo a chiederlo. Lei sarebbe favorevole a una settimana lavorativa di 4 giorni? In molti paesi d'Europa questa sperimentazione è partita, in Italia però non si vede proprio la luce su questo. Più che favorevole. Guarda, io sono un libero professionista, per cui diciamo 4 giorni per me no, non vanno bene. Purtroppo con l'industria 4.0 e l'intelligenza artificiale la produttività andrà a subire una contrazione di orario di lavoro, e quindi le persone che gli facciamo fare con 40 ore di lavoro? Potrebbe fare anche per un insegnante. Il nostro lavoro è rivolto a loro, quindi significa questi ragazzi, quei 3 giorni che non sono a scuola, che fanno? Perché comunque molti sono i genitori che lavorano, cioè vedono comunque anche la scuola come un luogo dove, ok, sono lì, sono al sicuro. Togli 3 giorni, dove vanno, che fanno? Io sto leggendo in questo modo. Certo, se poi lei mi chiede, sì. Però il mio lavoro è rivolto per loro. Questo ci sta, ci sta. Un sondaggio Forza ha rilevato che il 71% dei lavoratori del paese vorrebbe avere la possibilità di lavorare solo 4 giorni alla settimana. Poco più di 3/4 degli intervistati si sono detti favorevoli al fatto che il governo esamini appunto la possibilità di introdurre la settimana lavorativa di 4 giorni, e tra i datori di lavoro più di 2 su 3 sono favorevoli. Settori come quelli dei trasporti e della sanità, che richiedono una presenza continua, per questi molti non sono favorevoli a una riduzione di ore del lavoro, perché ritengono che non sarebbe invece praticabile. È un po' la situazione generale, una mancanza di una politica industriale, una visione più ampio raggio che potrebbe coinvolgere, diciamo, anche deve coinvolgere al centro le persone, l'operaio. Basta vedere Stellantis, basta vedere tutte le avvisaglie, le privatizzazioni che stanno facendo. Dall'Italia si sta fuggendo nuovamente via, purtroppo. E ci prepareremo a un'ondata di perdite di posti di lavoro importanti. Stavo dimostrato che in minor ore di lavoro i dipendenti producono di più. Non tutti sono favorevoli, ma la maggior parte sì. Però in Italia non se ne parla minimamente, nessuna sperimentazione è stata fatta. Secondo lei perché in Italia c'è un modo di pensare al lavoro differente? Ma penso di sì, assolutamente sì. Forse, diciamo, magari dovrebbero fare in modo che, anche se sono poche ore, i lavoratori rendano di più, magari favorendoli e comunque venendogli incontro e creando un ambiente sicuramente più favorevole al lavoro. Quindi questa settimana lavorativa di 4 giorni in Italia sarebbe fattibile? Beh, dipende anche dal tipo di lavoro che si fa. In ogni caso, la sperimentazione in Italia comunque si potrebbe anche tentare, non soltanto per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro. Insomma, tutto dovrebbe essere finalizzato anche a rendere, a dare comunque quello che è la tutela dei diritti anche dal punto di vista della salute dei lavoratori stessi, e questo riteniamo che sia un principio fondamentale. Vi ringraziamo per averci seguito, vi salutiamo da Piazza Barberini Roma e vi aspettiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Vox Populi.